Il mio spazio personale parte seconda. Nello scorso tutorial abbiamo visto come poter accedere al proprio spazio personale nel portale Bibliomarche Sud. Tasto in alto a destra, inserisco come username il codice utente e la password già personalizzata. Giacomo Verdi, ecco qua, l'accesso personalizzato, ha assunto un nickname e ha accesso a questi servizi. Oggi andremo a vedere la sezione prestiti e consultazioni. In questa sezione sono registrati lo stato dei prestiti, delle prenotazioni di prestito consultazione e lo storico dei testi letti e consultati. Allora, Giacomo ha per esempio dei documenti richiesti disponibili, cioè Elogio della Follia è stato prenotato, è diventato di nuovo disponibile in biblioteca e quindi Giacomo è invitato a ritirarlo entro il 27 maggio. Poi ha dei prestiti in corso, diario d'inverno, con anche indicata la data di scadenza del prestito, quindi da restituire entro il 23 giugno 2020, e anche una prenotazione in corso per la banalità del mare. Allora, in questa sezione è possibile vedere quali sono i libri letti e consultati da Giacomo. In questo caso ce ne sono due, uno è stato consultato. Se clicchiamo su i, ci dice altre informazioni sul movimento, quindi il numero di inventario e anche la data in cui è rientrato. E in ogni momento posso sempre accedere alla scheda. Magari non mi ricordo qual era il libro consultato, cliccandoci sopra mi riporta di nuovo alla scheda. Ok, tornando indietro. Posso avere anche un riepilogo, quindi dei prestiti in corso, delle prenotazioni e dello storico, sia per i prestiti esterni che per le consultazioni. Ora, come faccio a gestire questo mio spazio? Innanzitutto faccio una ricerca del libro che mi piacerebbe leggere. Allora, proviamo con Il nome della rosa di Umberto Eco. Ecco, la prima occorrenza me la propone già nella Biblioteca di San Benedetto, che è quella che io avevo selezionato come preferita. Quindi verifico che il libro sia disponibile e difatti lo è, non è in prestito ad altro utente. Quindi posso fare la richiesta di prestito ed ecco che compare questo pop-up in cui mi si dice richiesta di prestito effettuata. Rivolgiti al personale della biblioteca addetto al prestito per la consegna del documento. Naturalmente, questo servizio è disponibile solo quando si è abilitati al servizio di prestito per la biblioteca che possiede il volume. Quindi, in questo caso, è tutto regolare. Poi andiamo a vedere dal mio spazio cosa succede con questa richiesta di prestito. Poi vediamo, vorrei leggere anche, mi è stato consigliato, L'amica geniale. E naturalmente inizio dal primo volume, che mi sembra di ricordare che si intitola Infanzia e adolescenza, insomma, qualcosa del genere. Provo a cercarlo ed ecco che ci sono due copie. Provo a vederne una presso la mia biblioteca. Allora, ed è, diciamo, fuori in prestito e rientra il 1º aprile. Allora, cosa posso fare? Posso prenotarlo questo documento. Quindi clicco su prenotazione, quindi mi dice che è stata effettuata e che sarà attiva dal momento del rientro del volume in biblioteca. Un messaggio qui nella sezione messaggi del mio spazio mi avviserà della nuova disponibilità del libro.
Allora andiamo a verificare se tutte, diciamo, queste ricerche, prenotazioni e richieste di prestito sono state registrate nel mio spazio ed eccoli qui. Allora, ho i documenti richiesti disponibili, che a questo punto sono due, e che resteranno prenotati in biblioteca per 3 giorni, compreso quello della prenotazione. Poi ho quello che sto leggendo. E poi ho la prenotazione per l'amica geniale. A questo punto, visto che ho due prenotazioni, posso anche decidere di cancellarne una, perché magari mi concentro su uno dei due, insomma, vado per gradi. Quindi qui posso anche cancellare, confermi la cancellazione, una delle due prenotazioni. Cancellazione avvenuta correttamente e quindi ecco qua. Naturalmente posso anche decidere di commentare i libri che ho letto, perché così do delle indicazioni utili magari anche agli altri utenti della biblioteca, no? Che cercando quel volume potranno leggere i commenti e capire se è piaciuto, no? Cosa ne pensano i lettori che lo hanno già letto. Ed ecco, risulta che Giacomo ha commentato questo romanzo del suo autore preferito, perché ne sta leggendo anche un altro, e possiamo anche andare a vedere, a curiosare cos'è che ha lasciato scritto. Allora, commenti. E ho trovato davvero geniale e originale l'idea di Oster di raccontare le quattro vite alternative e allo stesso tempo possibili del protagonista Archie Ferguson, da leggere assolutamente. Quindi Giacomo ce lo consiglia. Sicuramente. Poi si può modificare il commento in qualsiasi momento, ma lo si può fare anche dal proprio spazio personale nella sezione commenti, modificarlo, cancellarlo e così via. Ritorniamo nel mio spazio e per oggi direi che può bastare. Nel prossimo tutorial esamineremo le altre voci che abbiamo a disposizione, le altre sezioni che abbiamo a disposizione nel nostro spazio. Per il momento facciamo il logout e vi aspettiamo per il prossimo tutorial.